Gentili telespettatori, buonasera. Vi parliamo dallo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, dove Internazionale di Milano e Independiente di Buenos Aires stanno per disputare lo spareggio in campo neutro per la finale intercontinentale della Coppa dei Campioni. Serata con pioggia fine e insistente e vento leggero. Fra il pubblico non numeroso a causa dell'inclemenza appunto del tempo, fa notare il gruppo degli argentini che già aveva presenziato la gara di mercoledì scorso a San Siro. Più numerosi i seguaci dei neroazzurri, muniti di stendardi, bandiere, trombe, venuti da Milano, assieme a quelli degli Interclub, addirittura una ventina, come ci dicono, alcuni dei quali provenienti dalla Sicilia, oltre ad un nutrito manipolo di italiani lavoratori in Germania provenienti da Karlsruhe. Inquadrati i capitani Picchi e Maldonado, con l'arbitro che è lo spagnolo Ortiz de Mendeville. Si procede alla disputa del campo. Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco circa 3 minuti fa, portando ciascuna una bandiera spagnola e accolte entrambe le squadre da nutriti applausi della folla. Nella tribuna d'onore fra autorità governative e civili spagnole, il nostro ambasciatore a Madrid, Principe Massimo Lancillotti, con l'ambasciatore argentino, il presidente dell'Internazionale Morazzi, la gentil consorte signora Erminia e famiglia, il vice Prisco, con Chiesa, Cervello Cerese e molti altri consiglieri. Notiamo poi il presidente dell'Independiente e numerosi esponenti del calcio internazionale. Terreno erboso ma sdrucciolevole, illuminazione buona. Ecco le formazioni. Internazionale: Sarpi, Malatrasi e Spacchetti, Tagnin, Guarneri e Picchi, Domenghini, Peirò, Milani, Suarez e Corso. Independiente: Santoro, difensori, Paflik 4, Guzman 2, Maldonado 6, Decaria 3, centrocampisti, Prospitti 8, Acevedo 5, attaccanti, Bernau 7, Suarez 9, Rodriguez 10 e Savoy 11. Ha battuto il calcio d'avvio, come avete notato, l'Independiente. Sulla respinta dell'Inter, una rovesciata volante di Decaria e un lancio ora a Savoy. La pioggia intanto aumenta di intensità. La palla da Guarneri a Domenghini. Sulla respinta di Acevedo. Alla palla Suarez. Ha respinto con una bella entrata Tagnin. Scende Corso, servendo Domenghini, entra in azione Peirò e tira da lontano Domenghini. Si gioca da un minuto e mezzo allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid lo spareggio per la Coppa Intercontinentale dei Campioni. Picchi. Milani va a cercarsi il pallone, lo fronteggia Paflik, ha respinto Decaria, sulla palla c'è una rovesciata pronta di Suarez che ritorna in azione, non riesce il passaggio di Malatrasi, ma a centrocampo vincono i nostri con Corso sulla destra, passaggio a Domenghini,
e pallone toccato male all'esterno della punta, sull'esterno della destra, e messo sul fondo. Zeccaria. L'Inter, come noterete, gioca senza Mazzola, Jair e Buric infortunati. L'Independiente deve fare a meno di Ferreiro, espulso mercoledì scorso a Milano. Peiro. Pacchetti. L'arbitro, ripetiamo, è lo spagnolo Ortiz de Mendeville. E spagnoli sono anche i due guardialine. La palla a Guzman, lo stopper. Sulla respinta di Guarneri. Ritorna in azione Guzman. Poi c'è un lancio di Tagni, sfruttato da Peiro. Bello il suo dribbling. Domenghini sfrutta il rimpallo. Salva Paflik. Pallone messo, calciato quando era ancora in movimento, fatta ripetere la punizione. Cambio con Guzman. Acevedo. Scivolato corso, entra Picchi e spazza con decisione. Pioggia torrenziale. Sulla palla Zeccaria. Da voi. Pallone circolato. Malatranti. E calcio d'angolo in favore dell'Independiente. Siamo al quinto minuto di gara. Tira Bernau. Conclude alto dalla sinistra Savoy. Dobbiamo rettificare in precedenza, nella fretta, abbiamo imputato a Malatrasi la svircolata che era invece di Tagnin. Lancio di Picchi e sull'intervento in rovesciata del terzino Zeccaria, riprende la palla Domenghini inseguito da Maldonado che si salva in fallo laterale. La rimessa in gioco di Milani. Appoggio, Giovente, innocuo per Santoro. Passaggio di corso, tira Suarez. Improvviso ed elettrizzante contropiede, sottolineato da sfrescianti applausi della folla. Fallo di Guarneri, niente fallo, Rodriguez a terra, rovesciata di Maldonado per l'ala destra Bernau, Pacchetti lo ferma. Da Acevedo a Bernau. Prospitti. Fermata da Domenghini, Suarez. Trattenuto per la maglia, una cosa davvero esilarante. Con
le debite scuse successive, ma un gesto un po' plateale. E niente affatto da finalissima di Coppa Intercontinentale. L'autore è stato Prospitti di questo fallo nei confronti di Suarez. Il pallone schizza via sull'erba inzuppata di pioggia, pioggia che, ripetiamo, continua a cadere con insistenza e con enorme molestia per i contendenti, oltre che per il pubblico, parte del quale è allo scoperto, qualcuno il pubblico compra la pioggia e la maggior parte senza. Ha cominciato infatti a piovere quando mancavano pochi minuti alle ore 20. Stiamo trasmettendo in telecronaca diretta. Non scattato a tempo Domenghini sull'apertura di corso, assistiamo ora alla rimessa dal fondo da parte dell'Independiente. La partita ha fino a questo momento l'identica fisionomia di San Siro, di quella svoltasi a San Siro, con la difesa interista che controlla e con le punte che operano in contropiede sospinte da corso da Suarez e dagli altri della mediana. Corso, che è inquadrato, attende il pallone mandato lontano da un giocatore argentino. Eccolo effettuare la rimessa in gioco. Paflick su Milani. Ripetiamo, Paflick gioca con numero 4, quindi come terzino destro d'ala. E Prospitti gioca come centrocampista al posto di Moura, che invece giocò a Milano. Mentre Suarez era spostato sulla destra e Prospitti giocava da centravanti. Rinvio di De Caria. Guarneri, Picchi, Peiro, scatto immediato, lo insegue Acevedo, c'è il fallo. Ha tirato Suarez. Un altro diagonale con tardivo intervento di Domenghini. La rimessa è di Guzman. Manca la palla a Suarez. Suarez naturalmente dell'Independiente. Marcature strette e molto vigili. Domenghini. Ha fatto il cavalluccio. Acevedo, punizione. Ancora la palla che schizza via velocissima sull'erba fradicia di pioggia. Ed ora la rimessa di Paflick. Tocco di Suarez per Milani. Rimpallo sui piedi di Maldonado, mezzo scivolone di Prospitti, passaggio in profondità per Savoy contro il quale si avventa Picchi. Scivolone cumulativo. Pacchetti si tiene meglio in piedi ed eccolo discendere servendo corso. Sulla destra è piazzato Peiro. Riuscito il dribbling. Troppo. Conclusione sul fondo. Applausi per Peiro. Guzman.
regia di pacchetti dopo un tocco di Acevedo. Usman Paslik. Tenta la manovra Bernau alla destra. Pacchetti. Rimessa per l'Independiente. Giochiamo da 13 minuti, risultato 0-0. Passi. Tirata la palla di testa da Tagnini. Suarez. Suarez ancora. Rimpallo. Fallo laterale in favore dell'Inter. Respinta di Passi. Pallone per Corso. A Milani. Corso. Respinta di Paslik. A Bernau. E quindi di Tagnin. Spostato sulla destra il centravanti Suarez, ma Paslik preferisce lanciare in avanti. Tocca Corso. Fallo, entrata a gamba tesa di un avversario, il pallone per Peiro. Milani è piazzato, eccolo toccare, ma intervenire successivamente il difensore Maldonado. Il pallone respinto da Guarneri, preso da Corso. Giunge tardi Pacchetti. Respinge Guarneri, appoggia il terzino Malatrati, ecco in azione Domenghini. Ha respinto De Caria, siamo al quindicesimo, un calcio d'angolo per parte. Traiettoria tesa e bassa come notate, sulla quale entra tirando forte il terzino destro dell'Inter, a corre Picchi. C'era l'entrata a gamba tesa del giocatore dell'Independiente, ecco il motivo di questa punizione in favore dell'Inter con deviazione di testa di Peiro. Mentre Guzman mette in azione il suo portiere Santoro. Da voi. Scende Suarez. Potuto respingere Paslik, dando ora ad Acevedo. Savoy. Tira da lontano Savoy. Intervenuto Prospitti di testa, la rovesciata della mezzala sinistra, poi del centravanti, la respinta di Pacchetti e la palla a Tagnin. A Corso. A Tagnin. Corso. De Caria di testa su Domenghini. Malatrasi. Suarez. Si distende armonicamente l'Inter, ecco Domenghini, Maldonado di testa, Corso, Pacchetti,
sulla rovesciata di Maldonado, Picchi. Tentativo di testa di Domenghini. Da Guzman a De Caria. Il fallo laterale. Un fallo in favore dell'Inter. Carica subita da Suarez. Domenghini. Peiro che cerca di filtrare, gli fa opposizione Guzman. Malatrasi, Domenghini. E l'Inter si aggiudica in questo momento, 18° di gara, risultato 0-0, il secondo calcio d'angolo della serata, un calcio d'angolo al 5° minuto anche per l'Independiente. Ha tirato Suarez. Il colpo di testa finale di Peiro. E discende Paflik. Domenghini gli toglie la palla. Bene. Entra ancora Domenghini. E in una piccola giostra senza cattiverie l'Independiente si può salvare. Fallo questa volta dell'Internazionale. Fallo di Malatrasi per l'esattezza. Prospizzi frena col petto mentre Tagnin mette a lato. Tentativo non riuscito di Prospizzi che poi riconquista, tira da lontano. Piede e palo da parte di Sarti sul tiro di Prospizzi, i minuti di gara 20, due calci d'angolo per parte. Tira a voi. Suarez è pronta alla respinta definitiva. Maldonado ha colpito di testa, porgendo a De Caria, che allunga a voi. Entrata di Tagnin, Suarez, Guarneri, lunga rincorsa ma inutile di De Caria, rimesso in gioco per l'Internazionale. Domenghini. Saessa, Staffilata che Santoro bene appostato neutralizza. Maldonado. Rodriguez cerca di lanciare Suarez. Corso Paflik che mette a lato. Rimesso in gioco di Suarez, che chiameremo Luisito per distinguerlo da quello dell'Indipendente. Pacchetti.
Bolide, ma un buon metro sulla sinistra di Santoro. Insistente e noiosa, continua a cadere la pioggia. Maldonato da Beccaria a Patrick. Prospitti, Patrick, Acevedo, deviazione, Tarsi impedisce il calcio d'angolo. A corso. Anche il vento aumenta ora di intensità. Lo hanno a sfavore i nerazzurri in maglia bianca, in maglia rossa i giocatori argentini. Il colpo di testa era di Suarez, il rinvio di Maldonado, la palla a Patrick, mentre spedisce in avanti a Acevedo a Savoy. Palla a Prospitti. Corso e Tagnin. Non si vede nel frattempo un gran gioco. Preoccupazione sull'uno e l'altro fronte. Prevalenza tecnico-tattica dell'Inter e qualche fugace apparizione verso l'area di rigore interista da parte dell'Independiente. La posta importante tiene i giocatori dell'uno e dell'altro settore molto guardinghi e vigili. Discende Patrick. Maldonado. Sulla rovesciata di Acevedo e sul tocco di Suarez, corso impegna Milani. Scivolato Domenghi. Bisognerà indubbiamente riguardare i tacchetti rientrando agli spogliatoi per il riposo. Domenghini, molto tenace, insistente, è entrato Suarez, poi ha preso la palla a Acevedo, commesso fallo da Malatrasi su Savoy alla sinistra. Punizione con tiro di Guzman, rovesciata di Rodriguez, lancio di Facchetti, rimpallo, entrata di Guzman, irregolare su Milani, Ortiz de Mendevil fino a questo momento preciso, fischia un tiro indiretto, scatta Facchetti. Entrato male Guzman, causa il terzo calcio d'angolo contro la sua squadra. I minuti di gara sono 26 nel corso del primo tempo. Risultato Internazionale 0, Independiente 0. E Suarez che si prepara al tiro dalla bandierina. Mira e l'azione per l'Internazionale così si conclude. Minuti di gara 27. Rilancio di Guzman, tocco su Suarez, su corso Suarez, tocca male, discende Bernal, passaggio a Prospitti, ecco il rinvio di corso a Suarez.
L'arbitro collabora per sveltire l'azione delle rimesse, effettuato ora da Patrick. Pagnin, caricato alle spalle, corso da Acevedo. Punizione per l'Inter, tira corso a Domenghini. Non riuscito il passaggio a Peiro per l'intervento di Guzman, picchia, alleggerisce su Sarti. Non graditi dal pubblico questi alleggerimenti sui portieri. Qualche fischiata, ora per l'una, ora per l'altra squadra. Domenghini, Bolide, anche questo leggermente sulla destra di Santoro. Zona morta del pallone. Milani cerca di aggirare Patrick, e Patrick effettua la rimessa. Sulla palla Suarez, altro alleggerimento e altro coro sonoro di proteste. Fallo di Zeccaria su Domenghini. Ha tirato Malatrasi. Milani, Peiro, sfugge la palla questa volta a Domenghini, rovesciata di Malatrasi. Discesa di Acevedo che lancia Bernal, rettifico per Suarez. Guarneri, Pacchetti, sfuggita Bernal, passaggio però proprio sui piedi di Maldonado, il capitano dell'Independiente. Fallo laterale per l'Inter. Proteste del pubblico perché il gioco latita, pubblico che vorrebbe vedere tanti gol, cosa questa non potutasi fino a questo momento verificare. Siamo al 30° del primo tempo. Corso. Passaggio di Guarneri in profondità sulla destra dove agisce Suarez. Suarez stava per essere rilanciato, ha salvato Zeccaria, da voi fermato da Corso. Intesa perfetta in certi momenti fra i giocatori dell'Inter. Suarez insiste nel dribbling contro Zeccaria, viene atterrato, accordata la punizione prontamente in favore dell'Internazionale. Si tratta di Luisito, infatti, che ha tirato ora la punizione. Ha rinviato Guzman, manda un pallonetto in avanti Tagnin, ha colpito di testa Milani, entra sulla palla Pacchetti, alle prese con Bernau. Il microfono vi porterà certamente urla e clamori, appunto, per la palla rimandata indietro al portiere. Milani, regola del vantaggio. Pacchetti che manda Domenghini, ostacolato irregolarmente da Patrick. Punizione accordata. Vediamo da qualche minuto Domenghini che stringe molto al centro, mentre Milani svaria sulla sinistra.
tira Suarez. Alto sulla traversa questo pallone. Siamo al 32esimo del primo tempo, risultato 0-0. De Caria. Maldonado. Guzman. Prospitti, Guzman. Ancora Prospitti. Pallo di Suarez illusito su Prospitti. Niente fallo. Rinvia Suarez al lato. Tagnino a corso, poi è Bernau che se ne va e Sacchetti che lo insegue. Suarez riconquista bene la palla, dandola a Peiro. Discesa velocissima. Eccolo! Esterno della rete e scrosciare gli applausi all'indirizzo di questa singolare, travolgente azione di Peiro. Pallone che ha dato l'illusione di insaccarsi e che ha colpito, come avrete notato, l'esterno della rete di Santoro. Passaggio di Prospitti. Picchi, Prospitti. Corso, benissimo. Domenghini dà involontariamente la palla all'avversario. Tagnin la recupera, Suarez la manda in avanti e Prospitti commette fallo di mano. Tagnin in corso. Si piazza la scacchiera difensiva e anche molti attaccanti sono indietro, alludiamo all'Independiente, mentre Suarez concerta con Pacchetti. A corso. Va una rincorsa prolungata di Rodriguez. Guarneri. Suarez. Maldonado, anzi Guzman, con una finta inganna a Milani e propone il tema offensivo per Prospitti. Tagni. Fallo su Suarez, Independiente. Sesimo minuto del primo tempo. Tira Bernau, ha rinviato di testa corso, ha tirato il centravanti. Suarez riprende Luisito, apre subito a Domenghini, si è portato sulla destra Tagnin. Suarez prosegue. Milani. Finita l'azione, la palla è affidata ora a voi. Rilancio di Tagnin, corso, Domenghini, bella la schivata. Peiro libero, ha alzato le braccia in segno di delusione per non aver ricevuto il passaggio. Un'entrata di Pacchetti. È una conclusione
oltre il fondo dell'Independiente. Si è via verso la fine del primo tempo, mancano 7 minuti al riposo. Ci sembra diminuita l'intensità della pioggia, i giocatori possono agire meglio, però ancora l'entrata a scivolone e quindi fallo commesso da Guzman. Scivolone e gambe unite. L'arbitro fa cenno di concedere un tiro indiretto. Così è. Passaggio sulla destra. Peiro ha mancato per un soffio la rete, dando a tutti l'illusione che il pallone si staccasse. Il tiro, ripetiamo, è stato di Peiro. De Caria. Da Savoy a centravanti Suarez. Continua il controllo implacabile da parte dei difensori interisti sugli attaccanti dell'Independiente. A centrocampo lavorano intensamente Prospitti e Acevedo, e a centrocampo si butta sovente anche Maldonado. Corso, che sta svolgendo un'enorme mole di lavoro. Milani. Rovesciata di Domenghini. Alza Peiro. Porge a Corso, che non riesce questa volta a girare bene, ma insegue tenacemente l'attaccante Prospitti. Stagni inferma. Guarneri a Suarez, il passaggio sulla destra dove guadagna la palla il centravanti Suarez, Independiente. La discesa di Bernal, calcio d'angolo. I calci d'angolo sono sino a questo momento 3 per parte. Siamo al 40° del primo tempo. Risultato 0-0, tira Bernau. Mischia Fernando. Picchi invita Sarti a uscire. Indeciso. Finalmente si libera porgendo a Picchi. Corso. Tagnin. Corso. Peiro. Domenghini. Palleggio troppo fitto, prolungato, quello delle punte interiste, che si spegne sulla cerniera difensiva dell'Independiente. La palla azionata ora da Suarez, Independiente. Tiro da lontano. Pallone alzato ma impedito dall'andata in corner. Da Picchi. Accelera alquanto i tempi da qualche minuto a questa parte l'Independiente, e l'Inter si limita ad agire di rimessa. Lascia sfuggire una favorevole occasione la mezzala Rodriguez. Picchi. Scivola Milani, ma conquista la palla perdendola dopo la di Acevedo. Corso.
Domenghini. Attende al centro Peirò. Riceve. Falciato. Eravamo in piena area, da tener conto anche del terreno scivoloso. E a te vedo che si butta in avanti. Anzi, il giocatore dell'Independiente era stato rimesso in azione da un allungo all'indietro di un nostro giocatore. Fino a questo momento, salve qualche scorrettezza sul piano della normalità, tutto regolare, con qualche accenno di interventi decisi da parte degli argentini. Ecco Domenghini, anticipo deciso da parte di Santoro. E continua il coro. Rinvio di Prospitti da Tagnin a Suarez, a Peirò. Suarez, Suarez se n'è andato personalmente con la palla al piede fuori. L'ha portata proprio fuori, non diciamo intenzionalmente, ma si vede tremato dalla lunga rincorsa effettuata sul terreno già pesante. Il passaggio di Peirò, l'intervento di Bernau, quello di Facchetti, il fallo di Prindani precedente fischiato dal signor Ortiz de Mendeville. Tempo che sta per scadere, mancano pochi secondi. Guzman incita i colleghi a piazzarsi in avanti. Suarez respinge per corso. Facchetti. Milani si smarca. Facchetti. Altra tensione massima in tutti gli spettatori. Cuore allarmato per questo bolide di Facchetti che è andato proprio a grattare la parte bassa del montante sulla destra di Santoro. Al nostro cronometro 46 minuti di gara. Consultazione di cronometro da parte del guardiarine e quindi intervento con invio agli spogliatoi delle squadre per il riposo. I primi 45 minuti di gioco che ha avuto dei chiari e degli scuri, ma con troppa preoccupazione sull'uno e sull'altro fronte. Più occasioni da parte dell'Inter, superiorità da parte dell'Inter per quanto riguarda tecnica e tattica, ma fino a questo momento nessuna rete. Gentili telespettatori italiani, allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid sta per avere inizio il secondo tempo della finale per la Coppa Intercontinentale dei Campioni fra Internazionale di Milano e Independiente di Buenos Aires. Risultato dei primi 45 minuti: Internazionale 0, Independiente 0. Tre calci d'angolo per parte. Gioco a fasi alterne. L'Inter ha tenuto molto bene in scacco gli avanti avversari, si è più volte fatta minacciosa sotto la rete di Santoro senza tuttavia riuscire a concludere. Un solo tiro pericoloso hanno effettuato gli argentini, tiro che Sarti ha deviato di piede facendo andare la palla sul palo. Ripetiamo, superiorità complessiva dell'Inter, però senza fino a questo momento una partita apprezzabile. Vedremo in questo secondo scorcio di gara che cosa sapranno fare gli interisti, che ripetiamo tecnicamente e tatticamente prevalgono nel confronto degli avversari, che sono tuttavia un assieme omogeneo, affiatato, tenace e veloce.
Ripetiamo, si riprende col punteggio di 0-0. Internazionale in maglia bianca con striscia nerazzurra sul petto, in maglia rossa l'Independiente. Milani affiancato da Peiro e quindi il via. Sono le 9:32 ora di Madrid. Patrick, che è stato un difensore davvero tenace. Pallo commesso da Guarneri sulla mezzala Rodriguez. Tira il centravanti argentino Suarez. Salva buttando verso il fondo. Tarsi continua la mischia e respinge definitivamente Picchi. Solita partenza a raso degli argentini, sempre pericolosi appunto in apertura, con tiri effettuati anche da lontano e col pallone davvero insidioso, pallone viscido per la pioggia che continua a cadere senza intermittenza alcuna. Respinta di Maldonado. Da Malatrasi a Suarez. Corso. Peiro. Malatrasi. Domenghini. Si avventa Domenghini. Riesce a salvare Maldonado, molto abile nel tackle. Lancio immediato sulla sinistra, ma pronta la rovesciata di Patrick. Gioco pericoloso, regola del vantaggio. Il fallo era stato commesso da Prospitti. Bella sforbiciata del terzino sinistro Decaria. Da Peiro a Facchetti. Suarez, corso, rimpallo. Occasione mancata per l'Inter. Mentre si lancia sul pallone perdendolo Decaria. Domenghini. Malatrasi. Interviene Domenghini a riprendersi il pallone. Lo affida a Corso. Patrick. Centravanti Suarez. Prospitti. Prospitti ancora. Vanno il tentativo di contrasto di Suarez e Luisito. Tiro. Il tiro era di Prospitti. Discende l'Independiente con Prospitti. Tecnico della telefonica ci ha interrotto, scusate. Sulla respinta di Picchi.
questa corsa bene, Peiro combina un po' l'azione dell'ala sinistra nell'azzurra. Sulla palla il centravanti, poi Acevedo, poi Prospetti, Prospetti ancora, alla sinistra, calcio d'angolo. Ottima azione dell'Independiente, salutata da calorosissimi applausi. Tira Savoy. La palla persa dallo stesso Savoy. Qualche fischiata anche per l'Independiente. Non sono apprezzati, non sono graditi questi gesti di impazienza dei giocatori che non si vedono accordata la rimessa laterale. Rinvia Tagnin, alza Milani, controllo di Guzman. Prospetti. Dopo il rinvio di Guarneri e il tocco di Rodriguez, Prospetti. L'Inter in questi attimi è completamente fermo. Grande parata di Sarti. Grandissima parata di Sarti su tiro di Acevedo. Confermiamo, tiro di Acevedo che Sarti ha potuto neutralizzare con un gran guizzo in orizzontale e inarcando indietro con le reni. Siamo al settimo minuto del secondo tempo, risultato 0-0. Malatrasi, Domenghini, scatta Milani, scontratosi con Guzman. Calcio d'angolo per l'Internazionale, ottavo minuto di gara. Tira Suarez, Luisito. Ha tentato l'entrata di testa Peiro. Inizia l'azione Prospetti. Su rinvio dalla difesa interista. Tentativo di Pacchetti che ha commesso fallo. Punizione di Maldonado. Altra grande parata di Sarti, impegnato da un intervento di Savoy. Questa volta è stato Savoy. Prima Acevedo, ora Savoy. Siamo al nono minuto del secondo tempo, più che mai minacciosi si fanno ora gli argentini, mentre in azione Milani che attraversa Savoy. Avanzano, rientrano in posizione difensiva gli argentini, si stendono a fisarmonica per tornare a richiudersi. Tagnin imposta su Suarez.
Domenghini. Milani, manca la palla, arriva Facchetti, Bolide. Niente. Milani ha commesso un grosso buco, come si dice in gergo calcistico, indubbiamente tradito dal terreno insidioso, scivoloso. Facchetti. Milani che parte da sinistra. Una ciabattata anche questa, nettamente fuori bersaglio. Tiro con troppa precipitazione e da eccessiva distanza. Malatrasi. Tagnin che anticipa. Maldonado che sporge sulla destra a Prospitti, che insiste ancora, mentre sul rinvio della difesa interista entra in azione Peiro. Fermato da Acevedo. Affannoso salvataggio della difesa interista, mentre discende Suarez, che fa viaggiare ancora Domenghini. Nessuno è pronto in avanti, all'estrema sinistra Milani. Controllo prima di Prospitti, poi di Patrick. Applausi strascianti per l'azione insistente dell'Independiente. Suarez, Domenghini, anticipato da De Carillo. Milani alle prese con Maldonado. La respinta di Prospitti, l'avanzamento di Prospitti, l'entrata di Malatrasi, giudicata fallosa, la punizione per l'Independiente, tira Prospitti e avanza De Caria. Peiro entra tutto solo, sfugge il pallone e salva in sforbiciata Maldonado. Rettifico, il terzino De Caria. Palla a Luisito. Per poco non ci scappa l'autorete, autore Guzman. 14° del secondo tempo, secondo calcio d'angolo contro uno in favore dell'Internazionale. Tira Suarez. Colpo di testa magnifico di Peiro, che il portiere ha potuto bloccare. Anche l'Inter da qualche istante si è fatta minacciosa. Anche l'Inter, dicevamo, da qualche istante si è fatta minacciosa.
pronuncia di Maldonado. Rovesciata di Prospitti. Rimessa di Suarez. Peiro. Corso Maldonado. Prospitti. Palla a Peiro, scivola ancora a Milani, imposta l'azione Prospitti, Suarez. Malatrasi che lancia Domenghini. L'entrata di De Caria che interrompe l'azione dell'internazionale. Rinvio di testa di Maldonado, traversone di Domenghini, tentativo di testa di Peiro, che si porta dietro la rete di Santoro, colpito nel tentativo di infilare di testa la rete di Santoro. È uscito però, siamo al 17°. Risultato 0-0. Domenghini, deviazione di corso per Patrick Prospitti. Rodriguez, se ne va il centravanti Suarez, alla sinistra Savoy, grande uscita di Sarti, Peiro è ancora fuori. Malatrasi, Tagliu. Tre uomini contro uno. Quattro col portiere compreso. Niente da fare per Milani. Accenna a rientrare Peiro. Si affaccia dal fondo. Mentre è Corso che cerca lo scambio. Pallone tagliato per Pacchetti. Grande balzo anche del portiere dell'Independiente Santoro, che riesce miracolosamente a deviare in corner. I minuti nel secondo tempo 19, risultato 0-0. È rientrato Peiro. Domenghini, Prospitti che ha passato ad Acevedo, pallone per Malatrasi, Suarez, prolungate le discese di Luisito. E lancia ora Domenghini bene, ma un rimpallo fa ritornare la palla all'Independiente e da Acevedo, ecco Malatrasi che porge a Domenghini, Milani. I giocatori devono compiere miracoli di equilibrio.
pallone è andato lontanissimo nella zona del portiere interista Sarti, mentre vedete Malatrasi appoggiare a Milani. Da voi, Malatrasi. Entrata irregolare, calcio di punizione per Independiente, pallone calciato in movimento, ripetuto, il fallo, Maldonado. Per la prima volta si affaccia al di là della metà campo, entrando in quella dell'Inter. Prospitti, corso Luisito Milani. Terzino De Caria. Prospitti. Sagnin. Suarez. Domenghini. Rimbalzo e pallone colpito col pugno destro da Domenghini, punizione per l'Independiente. Palla azionata quando sempre in movimento, un po' abitudine consueta della squadra argentina. Discende De Caria. Di Malatrasi, quella di Suarez che fornisce involontariamente la palla agli avversari. In lotta con De Caria. Vince De Caria, ma conclude sul fondo. È sempre Suarez che ordina di affidargli il pallone. Terminato, come vedete, in zona morta, e latitano per la verità alquanto i collegamenti. Milani, anzi Peiro, riesce con un bel guizzo, Guzman a salvare. Registra ora al 23esimo della ripresa il quarto calcio d'angolo contro uno in favore dell'Internazionale. Tira Aurelio Milani. Maffic respinge. Accorre corso. Milani traversa. Maffic intercetta. Prospitti alza, Sagnin interviene, su alla rovesciata, Paflik esce Peiro ai bordi del campo a farsi massaggiare il polpaccio destro per il precedente scontro col portiere Santoro. La discesa è di Acevedo, fallo laterale precedente. Domenghini. È rientrato Peiro. Passaggio all'estremo settore sinistro dove opera in questo momento Facchetti. Avanzato Suarez, Luisito. Guzman gli spedisce in calcio d'angolo. Siamo al 25esimo. 5 angoli contro 1 in favore dell'Internazionale. Tira Luisito. Dopo una pronta respinta di Guzman, l'azione è affidata a Prospitti. Acevedo passa a De Caria. Si piazza Savoy.
Ecco il lancio che Tagnin blocca molto bene. Domenghini a Candela, altro intervento acrobatico di De Caria con gioco pericoloso. Punizione accordata all'Inter. Da Guarnieri a Corso che lancia Peiro. A Patrick. Ritmo sempre sostenuto, massacrante per gli atleti la partita, date le condizioni del fondo, discesa di Luisito, tiro di Peiro da oltre 20 metri e quindi inconsistente. Guzman, De Caria. L'ala sinistra Savoy. E il fallo di Malatrasi appunto su Savoy. A 9 metri appena dal lato minore del rettangolo, tira Savoy. E si registra un calcio d'angolo in favore dell'Independiente. 27 minuti di gara. Il pallone è stato girato di testa a rete da Savoy. Pallone alto, come avrete notato. Corso. Facchetti. Peiro, Facchetti. Luisito. Ecco Suarez. Tiro di Malatrasi. Grande tensione. Ci si avvia verso la mezz'ora. Risultato 0-0. Intanto Corso ha preso una posizione più arretrata e più avanti si spinge a volta Luisito, che adesso ha mandato questo schiovente intercettato da De Caria. Acevedo, Prospizzi, Facchetti. Lo sguscia bene in avanti Savoy, ma fiora, anzi come ha fatto cenno l'arbitro, la sua entrata è stata giudicata pericolosa. Domenghini. Milani. Un altro calcio d'angolo in favore dell'Internazionale. Siamo al 30° minuto. Altro calcio d'angolo causato da Guzman. 30 e 30 secondi, facciamo 31. Malatrasi si trattiene la testa fra le palme delle mani un po' stordito mentre tira Suarez e alza Guzman. Azione di Bernau.
Corso conquista un bellissimo pallone dandolo a Peirò. Il passaggio verso il centro, sbuccia la palla Zeccaria, entra Savoy, avanza Prospitti, respinge la difesa dell'Inter con Facchetti, alla palla Savoy, Savoy ancora, su al tiro, ennesimo intervento di Sarti, che fra i due portieri ha avuto il maggior lavoro e anche il più insidioso. Zeccaria. Entrata di Domenghini e poi di Zeccaria, che appoggia ad Acevedo. È il centravanti Suarez che manovra. Sulla triangolazione entra e respinge il terzino destro dell'Inter, mentre resiste, nonostante la carica, Peirò. Concessa la punizione per l'atterramento di Peirò. Toccato ancora alla gamba, questa volta ci pare sinistra. Sotto l'aiuto di Della Casa, Peirò accenna a riprendersi. Ha tirato corso per Domenghini. Invoca il pallone Milani. Ci spinge il dispositivo difensivo dell'Independiente. A Patrick, il più autorevole dei difensori assieme a Guzman e a Maldonado, ma anche Zeccaria si è battuto fino a questo momento molto bene. Gli scontri si fanno più accesi, i giocatori imprimono massimo vigore nelle entrate e nei contatti, risultanti a volte bruschi e quindi pericolosi. L'arbitro frena ad ogni occasione. Luisito. Eccessivo il dribbling, il palleggio. Il tiro è stato effettuato da Prospitti. La palla è a Malatrasi. Tocca senza riuscire a controllare Milani, rientra bene, perde la palla d'opera di Acevedo, che lancia ancora Prospitti. Su il tiro, rimpallo su corso, entrata di Savoy, Acevedo, Prospitti, Tagni, Luisito. Corso con una finta magistrale mette in azione Milani. Maldonado lo cura e lo ferma molto bene. Prospitti. Mancata la palla da Tagni, Facchetti in posta
un pallone lanciato da Domenghino e raccolto ora da Guzman, poi Patrick. Intanto a terra è ripiombato Peiro. La partita si fa farraginosa, persino Patrick avanza, raccoglie Luisito, Domenghini si rialza, Suarez è tutto solo, lancia bene Milani, altra impressione che la palla potesse filtrare, ne è scaturito soltanto un calcio d'angolo. Siamo al 36. L'Inter ha già collezionato in questo scorcio del secondo tempo 8 calci d'angolo contro 2 dell'Independiente. Tira Suarez. Respinta di Maldonado a Savoy. Facchetti indirizza sulla destra dove Suarez si trovava in posizione di fuorigioco. Si profila intanto la minaccia dei tempi supplementari, come da regolamento, terminando questa partita in parità si dovranno disputare 2 tempi di un quarto d'ora ciascuno. Maldonado. Suarez che scivola, Maldonado che recupera, Maldonado messo in azione da Acevedo che traversa lungo sulla destra e in posizione di fuorigioco si trovava il centravanti Suarez. Battaglia è più che mai aperta e incerta. Malatrasi a Domenghini, entra De Caria su Peiro, Maldonado porge a Prospitti, sul rinvio di Malatrasi, ecco a correre Tagnin, la palla è a corso. Bloccato il traversone di Milani da Guzman. Discesa di Patrick. Marcato all'estrema sinistra c'è Prospitti, ma Luisito può liberare su Domenghini. Il passaggio proprio sui piedi di Patrick che dà ora la palla a Prospitti. Centravanti Suarez. Non concede, fuori gioco. Veramente oculato questo arbitro sul tiro effettuato da Bernau che ha segnato in netta posizione di fuori gioco. 40° di gara. Si riprende con lo 0-0. Galvanizzati scendono gli argentini. È l'ala destra che viaggia, si tratta di Bernau. Facchetti lo contra. Bernau ha portato la palla oltre il fondo. Rimessa dal fondo interista. 5 minuti
per lo scadere dei 90. Si attendeva stasera un indipendente così battagliere e volitivo. Respinge Facchetti. Maldonado ancora una volta appare nella zona dell'Inter, ma ecco scattare Luisito. Il passaggio è avvenuto su Domenghini. Arriva Corso. Lanciato, ma con pallone troppo lungo, Peiro. Discesa di Maldonado, intercettamento di Pafli. Acevedo. Triangolazioni continuano. L'ala destra Bernau. Prospitti. E Facchetti conclude con un rimpallo sui piedi dell'ala destra Bernau che si era spostata a sinistra. Rettifico su Prospitti. Non riuscito l'appoggio di Sarti a Suarez Luisito che tenta il passaggio in profondità. Pallone intercettato da Savoy. Picchi. Corso. Savoy. Fallo di Malatrasi. Su Bernau. Tira Prospitti. Esterno dalla rete. Va sulla palla Corso. Due minuti al finale. Prima dei tempi supplementari, se le squadre rimarranno 0-0. Domenghini ha messo a lato. Prospitti a Bernau. Anche da parte dell'Inter un fallo plateale, lo ha commesso Facchetti su Bernau che avanzava trattenendolo per la maglia. Palleggio fitto, Prospitti, Corso, discesa di De Caria, un tiraccio fuori centro effettuato da De Caria. Applausi per l'indipendente. Un minuto al termine. Qui c'è il pallone al controllo di Maldonado. Guzman ad Acevedo. Fallo. Punizione di Pafli. Si sposta per battere la punizione Guzman. Sulla respinta di Guarneri, tocco di Maldonado. Maldonado. Fa filtrare il pallone per Prospitti. Tira Bernau.
ha concluso sul fondo per l'Independiente Suarez. L'Inter da molti minuti ha ripiegato completamente, si era chiusa in difesa, operando più che mai di semplice rimessa e andando quindi, secondo il nostro cronometro, ai tempi supplementari. Passi su Milani. Domenghini a Malatrasi che lascia a Luisito. Facchetti. Passaggio di corso a Domenghini. Candela di Guzman. De Caria, fischio e quindi riposo per la disputa dei tempi supplementari. Una partita tirata sino allo spasimo che ha visto nel secondo tempo l'Independiente proiettata con maggior vigoria all'attacco. Sarti è intervenuto diverse volte, come già nel primo tempo, con molta autorità. L'Inter ha potuto così rimanere intatta la rete e solo un paio di volte ha messo in preoccupazione Santoro. Secondo tempo nettamente diverso, ripetiamo, da quello dei primi 45 minuti. L'Independiente è apparsa squadra più maschia e più vigorosa che mai e del tutto diversa da quella che qualcuno aveva voluto presentare. Una squadra combattiva, piena di animo, di tenacia e di volontà. L'Inter è apparsa più maestra, più, diciamo così, dotata in questi grandi confronti internazionali, è stata sfortunata in diverse occasioni e non è andata a bersaglio. Scadono i primi 45 minuti, ripetiamo, col risultato fra Independiente e Internazionale in bianco 0-0, ed ora, dopo i regolamentari minuti di riposo, si svolgeranno i due quarti d'ora supplementari. Se anche al termine dei due quarti d'ora supplementari le squadre fossero in parità, la vittoria toccherà all'Inter, perché così prescrive il regolamento, scattando da questo momento il meccanismo della somma delle reti. L'Inter ha segnato a Milano due reti, l'Independiente ne ha segnata una a Buenos Aires. Terminando 0-0, ripetiamo, i tempi supplementari, la vittoria verrebbe giudicata all'Inter. Gentili telespettatori, mentre Herrera in grigio perla entra a dare conforto e assistenza ai suoi giocatori, noi vi lasciamo concedendoci un po' di riposo e riprendendo la telecronaca al momento della rimessa in movimento per il gioco. Si riprende col primo quarto d'ora supplementare. Chi avrà fiato muscoli ed energie, chi saprà resistere, potrà essere vittorioso in questa tensione condotta sino allo spasimo. Fallo di Luisito sopra il centravanti omonimo Suarez. Il tiro è di Maldonado. Controllo del pallone da parte dell'arbitro.
Vecchi a Milano. Beccaria. Alla destra. Ha tirato Bernau. Secondo minuto, primo calcio d'angolo del primo tempo supplementare. Corso, Domenghini Corso. Tagnin. Domenghini, evidentemente meno amato per qualche colpo ricevuto in precedenza, non riesce a scattare, ma ecco Peiro. La solita entrata a scivolone di Guzman. Subentra Milani, una stangata, c'è quella di Domenghini, falciato Milani. Pioggia, sempre pioggia e campo più insidioso che mai. Dopo tre giornate splendide di Madrid, proprio stasera, a un'ora solo dall'inizio della gara, cielo buio e quindi caterate. È evidente che l'Inter, da l'inizio di questo primo tempo supplementare, vada a contenere esclusivamente gli avversari senza scoprirsi, perché ripetiamo, se la partita terminasse 0-0 sua sarebbe la vittoria per la Coppa Intercontinentale. Bernau sulla respinta dalla difesa, esattamente del terzino sinistro, avanza l'Independiente, manovra Prospitti, centravanti, respinge Picchi e galoppa Milani, ma Guzman implacabile lo anticipa. Maldonado. Acevedo. Corso che dà a Domenghini. Milani che scatta. Tiro frontale, seppur forte, e innocuo per Santoro. Prospitti. Centravanti Suarez. Dopo l'allungo di Malatrasi portato sia a sinistra. Il passaggio di Domenghini a Corso che cerca il rilancio sull'ala destra. Intanto Peiro è nuovamente fuori campo a farsi massaggiare e l'Inter gioca con soli 10 uomini. Discende il centravanti Suarez, raccoglie Corso. Ha girato bene l'avversario, passaggio all'estremo settore sinistro per Milani. Corso rilancia Milani, bene. E il difensore Guzman si salva al sesto in calcio d'angolo. È rientrato Peiro.
difensori, impossibilità di spazio per Domenghini e rilancio dell'ala sinistra Savoy con respinta di Facchetti. Zeccaria, Patrick. Passaggio di Prospitti. Da Guarnieri in avanti. Rimessa di Patrick. Dopo l'atterramento di Domenghini, corso. Tagnin. Però a sinistra, quindi a Milani. Si va a piazzare Domenghini. Non scatta, ritenendo il passaggio troppo forte. La palla è a Guzman. Entrata di Picchi. Pulita, corretta sulla mezzala sinistra Rodriguez, che ha effettuato la rimessa in gioco ora. Bernau alle prese con il terzino Facchetti. Discesa di corso. Pallone dosato ancora per Milani. Il dribbling lo impegna severamente, riesce a fare un tiraccio sghembo senza riuscire a pescare Peiro, mentre avanza Guzman. Sul passaggio di Guarnieri, pallone ancora raccolto da Guzman. Zeccaria, Prospitti, Acevedo, Picchi, Luisito. Domenghini favorisce involontariamente Rodriguez, ma ferma e avanza Guarnieri, mandando ora a Milani. L'azione è di Savoy. A Maldonado. Alla destra Rodriguez, alla destra Bernau ancora. Manca il colpo di testa al centravanti Suarez, mentre continua l'azione Bernau. Alla palla Prospitti, tira Patrick, mettendo in corsa ora Mariolino. Hai accenno di passare il pallone indietro. Pronto il pubblico a fischiare.
da Malatrasi. Patrick, con un recupero notevole, riesce a salvare. Salva il calcio d'angolo Santoro. Si battono alla disperata i giocatori argentini, mentre Acevedo ha lanciato Prospitti verso Bernau, al quale fa opposizione Luisito. Siamo al 13° minuto del primo tempo supplementare. L'Inter, ripetiamo, si limita a controllare, lasciando avanzati soltanto Peiro e Milani. Un fallo in favore dei nerazzurri. Domenghini, Luisito, Milani, Luisito, groviglio di difensori fra Guzman e Prospitti, rettifico Pafli, incursione di Maldonado, centravanti Suarez, dopo la respinta di Pacchetti scende De Caria. Urla del pubblico sul pauroso tiro del terzino sinistro che ha lambito la trasversale di Sarti. Rilancio è di Picchi. La rimessa di Pafli, quest'altra è di Dagnin, l'entrata di Peiro, vediamo correre l'arbitro verso il fondo, probabilmente concede il calcio d'angolo. In effetti, 15°, primo tempo che sta per scadere. Tira Milani, Domenghini, Burda buona posizione, Peiro non è stato fortunato in questa circostanza e si conclude quindi il primo quarto d'ora ancora sullo 0-0. Adesso si deve invertire subito il campo e si deve procedere subito. I giocatori si dissetano, i due allenatori, Herrera da una parte, lo vedete inquadrato al centro, e Giudice che continuano a impartire disposizione e incoraggiamenti per questi ultimi 15 minuti che saranno davvero tremendi dato l'impegno e l'energia impiegati dai contendenti. Si procede ora con l'inversione di campo come da regolamento. Si allontanano fotografi, tecnici, dirigenti, e le squadre sono già belle schierate per riprendere l'ultimo quarto d'ora. Più che mai l'Inter si terrà coperta, si terrà guardinga, cercando di non farsi prendere di sorpresa o infilare, come dir si voglia, da questi argentini che sono
davvero pericolosi in situazione tante volte, anche se gli stessi non hanno il tiro troppo centrato. Sulla respinta corta di Malatrasi, il fallo laterale per l'Independiente, la palla a De Caria. Sulla respinta di Guarneri, preme l'Independiente con Bernau. Esce dalla mischia Luisito. Lanciato corso, attende Milani. Guzman sorveglia e Santoro imposta su Patrick. La manovra di Prospitti ostacolata da Domenghini che entra su Patrick. Prospitti lancia, Picchi fa altrettanto a Milani che di testa cerca di dare indietro a Peiro. Inutilmente, fallo laterale per l'Independiente. La pioggia è diminuita alquanto di intensità, i parapioggia si sono quasi completamente chiusi, il pubblico sfida l'intemperie di questa gara, anche se non è eccelsa come varietà di temi e bellezza di gioco, tuttavia interessante, condotta allo spasimo. Condotta con la più grande energia possibile. Ecco corso. Domenghini. Luisito. Luisito, rimpallo su Maldonado. Fallo di Maldonado ripetuto. E applausi per il difensore argentino. Prospetti. Invoca il piazzamento di un collega che viene in questo momento, si tratta di Bernau, che ha corso, ferma egregiamente e lancia subito a Suarez. Patrick lo ferma altrettanto autorevolmente. Maldonado. Palla De Caria. Innocuo spiovente per Sarti. Maldonado. Peiro. Milani. Milani. Altra illusione ottica, gente già con la gola pronta all'urlo del gol, niente di fatto come avete visto, 0-0. Quarto minuto del secondo tempo supplementare. Luisito. Guzman a Patrick, ad Acevedo, Prospitti, Patrick, attacca in forza l'Independiente.
Rinvio di Malatragi. Domenghini, Peiro. Resista la carica. Vantaggio. Passaggio a Milani. Corso si piazza a sinistra. Corso troppo alto. Peiro. Rete. Internazionale 1. Indipendente 0. Ha segnato Corso. Ripetiamo, ha segnato Corso. Internazionale 1, Indipendiente 0. Sesto minuto del secondo tempo supplementare. Ora il gioco dovrebbe essere fatto. E l'Inter divenire campione intercontinentale, come accade per la prima volta per una squadra italiana. Pacchetti, sgambettato da Pernau. Azione stupenda quella di Peiro in collaborazione con Corso, che con molta calma ha fulminato Santoro. Troppo lunga, però trattiene in gioco la sfera Peiro, favorendo l'intervento di Maldonado. Tira Savoy, Domenghini lo falcia. Punizione accordata all'Indipendiente. Speriamo che in questi pochi minuti i nervi non prendano il sopravvento e che l'arbitro, il signor Ortiz de Mendeville, continui ad essere perfettamente all'altezza, come lo è stato fino a questo momento e come lo fu il brasiliano Marquez a Buenos Aires. Agitare di stendardi nero-azzurri, ricordiamo, come già detto in apertura di telecronaca diretta, che molte comitive giunte da Milano e anche da ogni parte d'Italia, facenti parte dei interclubs disseminati un po' per tutta la penisola, gruppi di operai di italiani lavoratori in Germania, esattamente da Karlsruhe. Sono i momenti più lunghi, sembrano eterni, questi che stanno portando alla conclusione del secondo tempo supplementare, sembrano un'eternità. Ecco l'azione di Bernau. La rovesciata, gioco pericoloso. La rovesciata è stata di Acevedo. Il pallone a questo momento Domenghini. Recupera Maldonado. È disceso persino Guzman e Picchi passa via inesorabilmente. Respinta di Pacchetti. Patrick su Milani. Peiro che lancia Milani.
implacabile sempre, Paffi riesce a fare ostruzione. Si grida Inter, Milani cerca di andarsene, ecco Paffi che ancora, dalla destra Bernau, Acevedo, Prospitti, Acevedo, Savoy, Rodriguez alle prese con uno del settore destro, salva Guarneri, discende Luisito, comprensibile questo surplus finale. Al nostro cronometro mancano circa 4 minuti alla conclusione della gara. Peiro Milani controlla la sua la situazione. L'Inter Domenghini, è partito un calcio del quale non sembra aver risentito Domenghini, una finta di Corso mette in azione Milani, Milani ancora un po', gli ha deviato in calcio d'angolo la staffilata Santoro. Dodicesimo minuto, Internazionale 1, Indipendiente 0. Al sesto minuto del secondo tempo supplementare, Corso tira Milani, Domenghini, Pacchetti, Peiro. Anzi, Corso deve evitare un intervento falloso e assolutamente salta a piedi giunti, una cianchettata, un tentativo di cianchettata di Beccaria. Tagnin. Triangolazioni in surplus, come vedete. L'importanza della posta, uscire cioè completamente vittoriosi dal confronto, è notevole, è impegnativo per i giocatori neroazzurri, che vediamo manovrare ora con Peiro. Milani. Luisito, non riuscito il passaggio a Tagnin, sono scivolone, entra e si fa male Malatrasi, mentre Paffi traversa, alza Candela e salva poi Pacchetti. Mette al lato Luisito. Un minuto al termine. Fallo laterale di Corso. Paflik. Corso, ottimo dribbling, sempre pulito, elegante. Avanza Peiro. Milani attende sulla sinistra. Ecco il passaggio. Assestamento sul destro, traversone, tenta Santoro la sberla alla palla che gli passa via veloce e termina sul fondo. La partita dovrebbe essere conclusa secondo quello che registra il nostro cronometro, mentre molti spettatori, moltissimi, gridano Inter. Mentre vediamo Tagnin slanciarsi decisamente all'attacco,
il trombettiere che anch'egli fa sentire le sue note qui allo stadio Bernabéu di Madrid. Poi c'è una tromba d'auto pluritonale e il pallone che se n'è andato ora oltre il fondo. Agli argentini la soddisfazione di aver tenuto duro fino all'impossibile, di aver creato tante situazioni pericolose e di essersi dimostrata una squadra tenace, tecnica, volitiva nel miglior senso della parola. L'Independiente ha lottato strenuamente per non soccombere e le va dato piena lode e pieno merito. Due scontri, uno scontro cioè in area di rigore, si è gettato a terra l'argentino, l'arbitro fa cenno, deciso di proseguire, niente di grave è accaduto. Milani lascia terminare il pallone al lato. Abbiamo detto pochi attimi fa dell'Independiente, di questa squadra venuta con la più fiera intenzione di contrastare il passo all'internazionale, un'internazionale esperta, astuta, che ha attaccato gli avversari, poi li ha contrati, poi li ha fermati e poi li ha inchiodati definitivamente col magistrale gol di Corso, che almeno ora, 16° minuto di gara, dà virtualmente il trionfo ai neroazzurri. I neroazzurri hanno compiuto un lungo cammino prima di arrivare a questa conclusione, prima a Liverpool e a Milano con l'Everton, poi negli ottavi finale battendo il Monaco, poi nei quarti battendo il Partizan di Belgrado, poi nelle semifinali battendo il Borussia di Dortmund e concludendo poi a Vienna piegando il Real Madrid per 3-1. Le due finali intercontinentali hanno avuto questo esito: a Buenos Aires ha vinto l'Independiente 1-0, a Milano ha vinto l'Inter per 2-0. Adesso sta vincendo l'Inter per 1-0, realizzazione al 6° minuto di corso. Qualche sgocciolo ancora di partita, consultazione di cronometri e trionfo dell'Internazionale che per la prima volta per una squadra italiana fa venire il titolo mondiale in Italia. Onore al merito e felicitazioni vivissime ai giocatori, ai dirigenti, a soprattutto Moratti e all'allenatore Herrera. Gentili telespettatori italiani, signore e signori, la nostra telecronaca diretta dallo stadio Bernabéu di Madrid per Internazionale Independiente è terminata.